This is a mellow beat. Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e come potete intuire dal titolo, oggi parliamo della scena drill di New York. Io sono super contento di fare un video su questo perché da un mese a questa parte non sto ascoltando altro, ci sono entrato completamente in fisse. Iniziamo subito perché c'è davvero tanta roba da dire. Finalmente dopo anni la scena di New York torna ad essere al centro dell'attenzione, non perché negli anni passati non ci fossero artisti interessanti, perché quelli ci sono sempre stati grazie a Dio a New York, basti pensare ad A$AP Rocky, Quest, 6ix9ine e il resto. Ma quello che non si vedeva da davvero tanto tempo era un movimento che coinvolgesse tutta la città. Essenzialmente come fonti di ispirazione prende due sottogeneri, la drill di Chicago e la UK drill o drill inglese. Dalla drill di Chicago prende più che altro le tematiche, parliamo sempre di vita di strada, quindi omicidi, crimini, spaccio di droga, scontri tra gang, drive-by e quant'altro sono all'ordine del giorno nei testi. Mentre per quanto riguarda la scena inglese prende come spunto le sonorità, ma questo è dovuto anche al fatto che con il tempo produttori come Axel Beat, 808 Melo o Ghosty hanno iniziato a collaborare con i rapper di Brooklyn. Questa secondo me è davvero una cosa bellissima, perché è bello vedere che si sta creando una connessione intercontinentale. Poi alcuni di questi produttori stanno iniziando ad affermarsi anche nella scena americana. Per esempio Axel Beat ha prodotto la traccia intitolata War, che è l'ultima di Dark Lane Demo Tapes di Drake. Andiamo a scoprire ora effettivamente chi sono i principali esponenti di questo genere. La cosa bella di questa scena secondo me è che ci sono tanti rapper e tutti si caratterizzano dall'altro in un modo. Colui che ha dato una maggiore visibilità e una spinta più forte a questo genere senza alcuna ombra di dubbio è Pop Smoke. Se ne avete sentito parlare molto probabilmente è Per Gatti, la traccia con Travis Scott contenuta in Jack Boys. Ha rilasciato due progetti ufficiali fino ad adesso, Mid Who e Mid Who 2. Tuttavia in arrivo l'album postumo il 12 luglio. Come in ogni scena e in ogni città ci sono anche le gang criminali. Infatti Who è un acronimo che sta per We On Our Own e insieme Hai Chu formano le due gang principali di New York. Da qui deriva il titolo degli album. A mio parere entrambi i due volumi con il tempo diventeranno iconici per il genere e già adesso in parte lo sono. Nonostante sia stato l'artista di punta di questo genere, non è stato tra i primi, nel senso che c'è stato chi prima di lui ha iniziato a gettare le basi per questo movimento. E sto parlando di 22 G's. Se avete sentito parlare di lui, molto probabilmente sarà perché è un artista sniper gang, l'etichetta di Kodak Black. Nel 2016 pubblica il singolo Suburban, che può essere definita una tra le prime se non la prima hit di questo genere. A tale singolo però risponde un anno più tardi il rapper Chef G, un altro dei pionieri di questa wave, con un singolo intitolato No Suburban. Pensate che la cosa si protrae negli anni, infatti nel 2019 esce Suburban parte 2 di 22 G's e nel 2020 No Suburban parte 2 di Chef G. Quindi come potete immaginare il diss tra i due è molto acceso. Testimone di questo è anche la cicatrice che ha sul volto Chef G, che gli è stata inflitta da Nick Bleaky, che era un membro della Bleaky Gang di 22 G's. Era perché è morto. Nel 2020 entrambi hanno droppato i loro progetti. Per 22 G's Growth and Development, mentre per quanto riguarda Chef G One and Only. Entrambi li ho apprezzati davvero tanto, anche se tra di loro sono abbastanza diversi. Infatti 22 G's ha uno stile sicuramente molto più aggressivo e anche molto più ispirato alla UK drill, mentre in One and Only possiamo anche trovare delle tracce un po' più chill e più cantate. Un altro esponente importante è colui a cui secondo me Pop Smoke ha lasciato il trono della città e Favi Foreign. Infatti il rapper si è messo in mostra con il feat in Mid Who 2 di Pop intitolato Sweetheart. Quest'anno ha droppato un progetto, 800 BC. BC sta per Before Corona, infatti è uscito nel periodo del coronavirus e della quarantena, e questo album l'ha messo sotto i riflettori. Assieme a Sosa Geek, altro suo socio, è arrivato a collaborare nell'album di Drake Dark Lane Demo Tape nella traccia Demons. Tuttavia le suite principali sono Wetty e Big Drip, traccia di cui poi è stato fatto un remix con Lil Baby e Quavo. Un altro artista che ho scoperto da poco e che mi ha lasciato notevolmente impressionato è sicuramente Sleepy Hollow, che quest'anno è uscito con il suo album Sleepy for President ed è un socio di Chef G. Infatti pensate che è presente in ben tre tracce, ma in generale i due anche nei loro progetti passati hanno davvero numerose canzoni insieme e devo dire che formano una delle coppie più interessanti di quest'anno. Anche lui come Chef G alterna banger e canzoni un po' più chill, secondo me hanno una voce davvero simile, perché io ancora fatico
a distinguerli nelle tracce. Un altro artista molto interessante che fa parte di questa wave è sicuramente Smooth L. Pensate che lui è un 2000, quindi molto giovane, anche lui quest'anno è uscito con il suo album A Boy From Brooklyn, e anche se questo progetto personalmente lo trovo inferiore rispetto agli altri, c'è qualcosa di interessante. Anche lui ha un'ottima capacità di alternare banger a canzoni un po' più leggere. La hit che per eccellenza rappresenta tutto questo genere a mio parere è Dior di Pop Smoke, che forse sarà un po' scontata, ma per me è così. Tra le altre che ho già citato durante il video, vi posso consigliare anche di ascoltare Mid Who e Welcome to the Party, sempre di Pop Smoke, se voleste inquadrare un po' meglio il genere. Come avete avuto modo di vedere, nel 2020 sono usciti davvero tanti album di artisti su questa wave, e alcuni di questi sono tra le migliori uscite di quest'anno. Io ve lo giuro che non sto ascoltando più altro, ci sono rimasto completamente sotto a sta roba e sono contento di questo perché mi sta piacendo tantissimo e spacca. Voi cosa ne pensate? Vi piace questo genere? Avete già ascoltato qualche canzone o qualche album su questa wave? Scrivetemelo nei commenti. Vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, se l'aveste trovato interessante o vi ha aiutato a capire meglio alcune dinamiche di questa scena. Iscrivetevi al canale nel caso in cui non foste iscritti, condividete questo video con i vostri amici e con chiunque voglia sapere di più su questo genere. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!